Buongiorno a tutti ragazzi, oggi nuovo video, mi trovo a Caraglio, giornata davvero bella e soleggiata, mi faccio un caffettino, ho preso ovviamente qua e niente, Allora iniziamo. ragazzi, questo passaggio è un po' particolare, ma è abbastanza semplice. Da questa chiesa qua enorme che ovviamente si vede, che in questa piazzetta dietro Caraglio si deve prendere di fianco alla chiesa e poi si sale. Ragazzi, brevissimo aggiornamento. Qua sotto c'è Caraglio, qua si va in Valle Grana, continuando da questa parte qua a destra. Noi a fianco di quella chiesa laggiù, passati direttamente a fianco, fa tutta la salita. Tutti tornati abbastanza stretti sul sentierino. Adesso siamo arrivati qua. Lì sopra c'è la chiesa che si vede da sotto. Ed ora io continuo su questo sentiero. Allora, ragazzi, ecco qua la prima tappa. Qua dietro si vede, sì, la panchina che c'è dietro Caraglio. L'abbiamo trovata praticamente subito dopo il percorso, così per darvi un'indicazione. Questa qua è la chiesa che si vede da sotto Caraglio, dove siamo passati praticamente di fianco prima, e subito dopo c'è la panchina gigante per chi piace. Io comunque faccio un giretto qua e continuo sul sentiero sterrato e facciamo un giro qua attorno. Adesso non so bene, non è un percorso già studiato prima, ma man mano vediamo dove passare. Allora ragazzi, breve aggiornamento. Praticamente dalla panchina gigante sono passato in questo sentiero arrivando a questa cappelletta. Ok, allora io adesso proseguo per Montemale. Questo qua sotto, Bottonasco, comunque tutto qua sotto. E percorro questa strada un pochettino più bella. Eccoci qua ragazzi. Allora, io praticamente sono salito su da quella strada che c'è laggiù, comunque asfaltata, che arriva praticamente quasi dal filatoio di Caraglio. Comunque qua è Bottonasco, ci sono tutte le strade abbastanza asfaltate bene, quindi è agevole tutta la passeggiata. Adesso vi faccio vedere che praticamente sono qua nel nuovo invaso. Non so se si nota, questo qua è tutta acqua ovviamente. Nel nuovo invaso che faranno qua, dove poi ci dovrebbe essere tipo forse un bar da qualche parte, e comunque lo stanno facendo. E niente, vi aggiornavo su questo. Continuano la passeggiata. Jamendo.com
veramente.